Come eliminare la peluria del viso usando metodi naturali. Molte donne hanno la necessità di eliminare la peluria dal viso, ma senza ricorrere a metodi aggressivi oppure costosi come la depilazione definitiva, il laser o l'elettrolisi. Forse vi interesserà sapere che esistono anche metodi tradizionali per disfarsi dei peli che crescono sul viso. Abbiamo selezionato per voi i più efficaci. Quando la peluria sul viso è eccessiva. Avere un po' di peli o di peluria sul viso è normale, ma in alcuni casi ci rendiamo conto che sono cresciuti più del solito. Questo fenomeno può essere dovuto a vari fattori. Squilibrio ormonale, gravidanza, uso di farmaci, steroidi, anabolizzanti, sindrome dell'ovaio policistico, COS, fattori ereditari. In altri casi, la causa dell'aumento della peluria sul viso è più difficile da determinare. Come eliminare i peli con metodi naturali? Se per qualsiasi motivo avete notato più peli del solito sul viso, non affliggetevi e non disperate, sono molti i rimedi naturali che possono venirvi in aiuto. Si tratta, però, di avere un po' di pazienza e di ripetere i trattamenti come da nostre indicazioni. Papaya. Questo frutto tropicale contiene molti enzimi attivi, ad esempio la papaina, in grado di spezzare il follicolo pilifero e ostacolare la crescita dei peli. La papaya rende i peli più sottili e impercettibili, oltre ad esfoliare la pelle. È perfetto per le donne con la pelle sensibile. Potete combinare la papaya con altri ingredienti per renderla ancora più efficace. Ingredienti: 2 cucchiai di polpa di papaya. 20 g, 1 mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, 2 g. Tagliate a pezzetti la papaya e schiacciatela fino ad ottenere una crema. Prelevatene 2 cucchiai e metteteli in una ciotolina insieme alla curcuma. Mescolate bene, infine applicate sul viso tramite un movimento circolare. Lasciate agire per un quarto d'ora, quindi risciacquate con acqua tiepida. Ripetete 2 volte alla settimana. Questo trattamento deve essere realizzato la sera. Il bicarbonato vi aiuterà ad eliminare la peluria dal viso in alcuni giorni. Ingredienti: 1 tazza di acqua, 250 ml, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, 10 g. Preparazione. Mettete a scaldare l'acqua e quando arriva a bollore, versatela in una tazza. Aggiungete il cucchiaio di bicarbonato, mescolate bene e lasciate intiepidire, almeno 15 minuti. Imbevete un batuffolo di cotone con questo liquido. Applicate sulle zone del viso dove è presente la peluria. Coprite con una garza e lasciate agire tutta la notte. La mattina risciacquate e applicate una crema idratante. Potete acquistare l'orzo in polvere nei negozi che vendono prodotti naturali. Vi aiuterà a rimuovere i peli dal viso se ripetete il procedimento almeno 3 volte alla settimana. Vi consigliamo di applicarlo la sera per evitare di macchiare la pelle. Se non riuscite a trovare l'orzo, potete sostituirlo con la farina d'avena. Ingredienti: 1 mezzo tazza di succo di limone, 100 ml, 1 mezzo tazza di latte, 100 ml, 1 cucchiaio di farina d'orzo o di orzo in polvere, 10 g. Preparazione. Tenete il succo di limone e versatelo in una tazza. Aggiungete il latte tiepido e la farina d'orzo. Mescolate bene fino ad ottenere un liquido omogeneo e denso. Applicatelo sul viso oppure solo sulla zona su cui sono presenti i peli e lasciate agire per una ventina di minuti. Risciacquate con acqua tiepida, terminate, se lo desiderate, con un po' di crema idratante. La farina di ceci, mescolata ad altri ingredienti che lasciano la pelle morbida e pulita, è un altro ottimo ingrediente per eliminare i peli dal viso. Ingredienti: 1 mezzo tazza di farina di ceci, 100 g, 1 cucchiaino di curcuma in polvere, 5 g, 1 mezzo tazza di latte, 125 ml, 1 cucchiaio di yogurt bianco, solo se avete la pelle secca, 20 g. Preparazione.
Mettete la farina di ceci in un recipiente. Aggiungete la curcuma e il latte. Mescolate bene e versate lo yogurt, se necessario. Una volta ottenuta una pasta, applicatela sui punti del viso dove volete eliminare i peli. Lasciate agire per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo, spalmate il composto sul viso tramite leggeri movimenti circolari, in direzione opposta alla crescita dei peli. Risciacquate con acqua tiepida e, se volete, stendete un velo di crema idratante. Ortica. Viene usata da tempo per le sue proprietà nel campo della salute e della bellezza. L'olio di ortica aiuta anche a mantenere la pelle giovane e sana. Si tratta, certamente, di un'erba da non sottovalutare. Ingredienti: 4 cucchiai di semi di ortica, 1/2 tazza di olio d'oliva o di girasole, 100 ml. Preparazione. Stemmate i semi di ortica in un barattolo di vetro pulito e asciutto. Aggiungete l'olio e chiudete ermeticamente. Lasciate macerare per 15 giorni in un luogo buio e caldo. Filtrate e applicate tutte le sere con un batuffolo di cotone. Lasciate agire per 30 minuti, quindi sciacquate con acqua tiepida e sapone neutro. Zucchero. Lo zucchero ha molte applicazioni per quanto riguarda la bellezza della pelle. È un ottimo esfoliante, ma non è consigliato a chi ha la pelle sensibile perché potrebbe risultare troppo irritante. Se, però, non avete questo problema e desiderate eliminare la peluria, prestate attenzione a questa ricetta, sempre da utilizzare la sera. Ingredienti: 2 tazze di zucchero, 400 g, 1/4 di tazza di succo di limone, 62 ml, 1 tazza di acqua, 250 ml. Preparazione. Mettete l'acqua a scaldare e versatevi lo zucchero. Ottenete il succo di limone e aggiungetelo alla soluzione. Mescolate bene fino a che parte dell'acqua sia evaporata e resti una specie di pasta morbida. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Applicate sul viso, insistendo sulle zone dove sono presenti i peli, ma avendo cura di coprire tutto il viso. Sistemate una striscia di tela di cotone sui peli e premete bene. Tirate la tela in direzione contraria alla crescita dei peli.